Soddisfatti, contenti, non se l'aspettano un rifugio così, soprattutto adesso con la chicca che abbiamo fatto della Camera dei Disabili, quello è una tu per il rifugio, io penso. Poi visto che l'abbiamo addobbata anche un po' più bella, così anche le coppie che vogliono passarsi una notte al rifugio vedendo l'alba e il tramonto, e vedo che c'è sempre più richiesta anche di solo una serata passata al rifugio, vedere un po', stare con gli alpinisti, dormire, vedersi l'alba, e poi magari il giorno dopo si fanno la traversata dei Ghidi Midi con gli ovetti, fa parte, ecco, comincia, ecco, a crearsi anche un po' quella clientela lì. Puoi anche avere i ramponi, picozze e tutto, però il problema è che non sei legato, sul ghiacciaio devi essere legato. Poi, che poi le dico tutti i giorni, perché la gente che viene qua è sempre lo stesso disco, non andate fuori, mi raccomando. È facile, sembra bello, vedi anche adesso sembra tutto piatto, però è proprio perché è facile, è semplice e non vedono i buchi, non vedono pericolo. Il Rifugio Torino è aperto tutto l'anno, è un rifugio di alta quota, mi raccomando, arrivate preparati e attrezzati, vi aspettiamo.